a tutti ragazzi, ciao a tutti, rieccoci qui ore 19 per tornare ad analizzare nel dettaglio un giocatore. Come avete visto dalla copertina, questa sera è il turno di Boateng, questo attaccante classe 2000 di cui abbiamo già parlato diverse volte nelle live serali, soprattutto nella live dedicata alla tier list dei giovani. Un giovane su cui abbiamo visto che c'è abbastanza hype. Premessa importante ragazzi, io sto registrando questo video nel momento in cui iniziano ad esserci voci di un Piontek che potrebbe arrivare alla Salernitana, ma in questo momento io parlerò di Boateng senza Piontek alla Salernitana. Se nel frattempo dovesse essere arrivato Piontek alla Salernitana, ovviamente qualcosa cambierebbe, perché come vedremo i due giocatori secondo me hanno qualcosa in comune. Detto questo, prima di continuare, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, lasciate un like al video, ma soprattutto iscrivetevi al canale. È gratis, mi raccomando, grazie mille. E voglio partire proprio da questa notizia di Piontek, che ripeto ragazzi, magari nel frattempo è scoppiata come una bolla di sapone, o invece è diventato ufficiale e Piontek è arrivato alla Salernitana. Io questo, in questo momento, non lo so ancora. Però vi devo dire la mia sensazione. Quando ho letto di questo interessamento su Piontek, a me questa cosa ha fatto un po' pensare, perché devo dire che io Boateng, tra tutte le scommesse diciamo che al momento sono arrivate in attacco, quelle scommesse da prendere a uno, due crediti al massimo, non di più, devo dire che Boateng era il nome su cui avevo maggiormente focalizzato la mia attenzione. Perché, come vedremo tra poco, andremo a vedere sia le statistiche dell'ultimo anno, sia soprattutto gli highlights, questo giocatore classe 2000 è un giocatore che potenzialmente può essere importante. Cioè, è un giocatore giovane, sì, ma ha una fisicità, ha un modo di giocare che secondo me si adatta molto al nostro campionato. Come potete vedere in questo momento, arriva da una stagione in campionato dove ha fatto 30 presenze e 15 gol. Praticamente un gol ogni due partite, tanta roba. Certo, arriva da un campionato minore, verissimo, ma se ve lo ricordate, anche nella partita contro la Roma dimostrò il suo valore. Quindi è sicuramente un giocatore da monitorare, ovviamente le considerazioni sulla sua titolarità andranno valutate a seconda del mercato che poi starà facendo o farà la Salernitana, però è un giocatore che secondo me in questo momento, non dovesse arrivare Piontek, sarebbe il sesto slot ideale in una Lega 10. In una Lega 8 magari ci farei un pensierino in più se prenderlo o non prenderlo, ma credo che anche a 8 possa avere un senso come ultimo slot. Ovviamente ci sono determinate strategie dove Boateng potrebbe anche essere un quinto slot, ok? Pensiamo un po' a tutte quelle strategie di cui abbiamo già parlato, dove andiamo a fare delle scelte un po' diverse lì davanti, magari senza top. Insomma, è un giocatore che tra il quinto e il sesto slot in una Lega 10 potrebbe starci. Ma prima di continuare a parlare di questo giocatore, io direi che più che parlare di statistiche, che come abbiamo detto in questo caso sono importanti, ma lascia un po' il tempo che trova a fare analisi su di esse, andiamoci a vedere gli highlights insieme e poi li commentiamo. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. I'm
qui ragazzi, eccoci qui. Allora, come avete visto ragazzi, questo è uno che il gol lo sa fare. Certo, è giovane, arriva solamente da una stagione importante alle sue spalle, quindi non abbiamo un grosso storico per analizzarlo. Lasciamo perdere che è amico di Haaland, non facciamo paragoni strani, ma quello che secondo me è importante è che se noi ci ricordiamo l'anno scorso, la stagione di Djuric alla Salernitana con Nicola, soprattutto nella seconda parte di campionato, se vi ricordate, abbiamo visto come veniva sfruttata quella fisicità, a dimostrazione che Nicola sa sfruttare quel tipo di punta. E Djuric non è mai stato un bomber, cioè non è mai stato un giocatore che avesse fatto chissà quanti gol. Ecco, questo giocatore potrebbe avere la fisicità, anzi ce l'ha, la fisicità di Djuric, ma allo stesso tempo, da quello che ho visto, ovviamente ragazzi si parla di analisi fatte a luglio, basandomi su degli highlights, su qualche spezzone di partita, io mi ricordo ad esempio la partita che fece con la Roma, a me sembra un giocatore che la porta la vede abbastanza. Poi ripeto, è il solito discorso che vi faccio in questi casi, il discorso della carta d'identità, quindi si sta parlando di un giocatore 2000 che ha un potenziale davanti, un potenziale che potrebbe anche esplodere, magari non quest'anno, magari il prossimo. Non sto dicendo che diventerà un fenomeno, ma sto dicendo che se titolare in una squadra che gioca in un gioco funzionale alle sue caratteristiche, questo con 30-32 presenze all'attivo potrebbe anche raggiungere la doppia cifra. Ovviamente resta il fatto che andrebbe pagato da scommessa. Se invece nel frattempo fosse arrivato Piontek o arriverà un giocatore come Piontek, che sicuramente ha un pedigree superiore a questo giocatore, beh, credo che a quel punto tutto quello detto di buono sul giocatore sicuramente resterebbe, però bisognerebbe fare delle considerazioni diverse, nel senso che se devo fare una scommessa vado a farla su un giocatore che almeno mi garantisce titolarità. Poi, per carità, se uno ci crede davvero tanto può anche andarlo a prendere, però diciamo che inizialmente almeno la titolarità è quello che io andrei a chiedere a una scommessa. Se vi ricordate l'anno scorso, quando vi sollecitai a comprare Beto, il mio consiglio diciamo divenne più intenso dopo la notizia della cessione di Okaka. A quel punto lì era indubbio che Beto avrebbe fatto il titolare. Perché? Perché all'interno dell'Udinese non c'erano altri giocatori con le caratteristiche uguali a Beto. Quella fisicità nell'Udinese l'aveva solo Beto. Ovvio che se alla Salernitana dovesse arrivare un giocatore come Piontek, io una coppia Piontek-Boateng non la vedo tantissimo. Considerate anche che comunque la Salernitana ha comprato anche delle seconde punte anche interessanti, come ad esempio il caso di Valencia, tra l'altro nato il mio stesso giorno, non dimenticatevelo. Quindi scherzi a parte ragazzi, il giocatore c'è, è una scommessa interessante, lo avete visto dagli highlights, ha fatto sicuramente una stagione importante nel 2021, monitoriamolo, non chiamiamolo underdog, non chiamiamolo terzo quarto slot, assolutamente. Vediamo cosa succede a livello di mercato nella Salernitana, poi ovviamente faremo le nostre considerazioni che poi troverete anche ovviamente nel file delle fasce, che vi ricorderò, per tutti gli abbonati uscirà il 28 luglio, per tutti gli altri come ogni anno video gratis sul canale sulle fasce intorno al 6, 7, 8 agosto. Questo file poi dal 28 luglio ogni settimana almeno una volta verrà aggiornato, in modo che verrà appunto sarà sempre consultabile in maniera aggiornata da tutti gli abbonati. Poi a settembre usciranno ovviamente altri video sulle fasce definitive. Ragazzi, grazie mille, fatemi sapere la vostra, che cosa ne pensate di Boateng qui sotto. Io vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo alla prossima live o al prossimo video. Ciao e alla prossima, grazie, ciao. Not okay, all I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think